Salve a tutti Watchikebari e benvenuti nella mia classifica personale degli animatronics di Willy's Wonderland, dal peggiore al migliore. Film del 2021 con protagonista Nicolas Cage che combatte contro animatronics e praticamente sembra molto Five Nights at Freddy's. Detto questo, iniziamo subitissimo. Numero 8, Knighty Knight, il cavaliere che trafigge uno dei ragazzi, tra virgolette, protagonisti con una spada gigantesca. È in questa ultima posizione perché è stra dimenticabile, non fa neanche paura, non parla nemmeno, non dice nulla di che, non è neanche tanto particolare. Secondo me è un personaggio che poteva anche non esistere, è l'unico umano membro della band di Willy's Wonderland, ma per il resto non è niente di che, sinceramente non c'è nulla da dire, viene sconfitto facilmente da Nicolas Cage. Però se qualcuno, non so, piace di Cavaliere del Medioevo, sicuramente questo è un personaggio che, beh, apprezzate. Però non l'ho idea, a me non piace. Numero 7, Gas Gorilla, il gorilla verde che attacca Nicolas Cage nel bagno. Sì, questa è una scena veramente molto bella e fantastica del film, ma Gas Gorilla non mi dice niente di che. È questo personaggio che fa finta di essere amico con Nicolas Cage, in realtà lo vuole proprio menare male, però Cage lo uccide con uno solo lavandini, oppure gli tira la testa contro il water e batte la pesca. Sì, però secondo me, ragazzi, non è a livelli rispetto ad altri personaggi, infatti non ho neanche molto da dire su di lui perché appare solamente in una sola scena e basta, o anche in un flashback se non erro. Sì. Numero 6, Ozzy the Ostrich, Ozzy lo struzzo, il primo animatronic che crepa contro Nicolas Cage. Secondo me, anche se è il primo che muore, mi piace molto di più rispetto a Knighty Knight e Gas Gorilla, perché uno struzzo animatronic è veramente figo. Poi guardate la sua faccia, guardate che aspetto, mio Dio santo, è disturbante. Mi piace molto la sua voce, sia in inglese che in italiano. Secondo me meritava molto di più di stare nel film. È un vero peccato che è il primo che muore, ma comunque mi è piaciuto. Numero 5, Tito la tartaruga messicano, che lui parla in messicano e non parla in altre lingue. Sinceramente all'inizio pensavo che era un uccello per via del suo muso giallo, in realtà sì, è una tartaruga, e devo dire che, oh, è fico il costume, l'aspetto ci sta, è bello, è anche l'unico personaggio che per di più esce dal ristorante e va in giro a fare i massacri più totali. Secondo me è veramente figo, è interessante e anche abbastanza comico, soprattutto la scena dove la ragazza Liv si chiama, gli tira un bel calcio nei testicoli e poi muore malissimo investito dalla macchina di Cage, ma per il resto è un bellissimo personaggio ed è notevole. Numero 4, Willy the Weasel, l'antagonista principale di Willy's Wonderland. Cos'è? Vi aspettavate che era al primo posto? No, sinceramente no. L'aspetto è inquietante, è questo personaggio che ha questo collo lunghissimo e altissimo, questi artigli affilati, e devo dire che si vede la furia di Willy soprattutto nel combattimento tra di lui e Nicolas Cage. Però l'unica cosa che fa in tutto il film è rimanere fermo, guardare i protagonisti e mandare i suoi scagnozzi uno dopo l'altro, affinché tutti quanti muoiono. Però Willy è il più violento, il più malvagio, il più crudele. Però, parlando di personalità, non è niente di che. Certo, la sua anima è di un assassino, e questa cosa ricorda molto William Afton di FNAF. Mi è piaciuto molto di più rispetto agli altri, è molto figo, interessante, però comunque non si merita la prima posizione. Numero 3, Arty Alligator, l'alligatore pittore francese, giusto? Ecco, anche se lui non parla come Knighty Knight, devo dire che la sua scena è veramente mio Dio. Lui che va nei condotti è fantastico, e soprattutto quando lui massacra i due piccioncini che fanno cose, però il sangue e tutto il resto, oh mio Dio. Posso essere sincero, Arty Alligator come alligatore animatronic supera di gran lunga Montgomery Gator, perché è semplice, mi piace tantissimo. Secondo me se gli mettevo una voce forse era meglio, però sicuramente è uno dei personaggi più crudeli, bastardi e cattivi di tutto il film, e quindi ho deciso di metterlo alla terza posizione. Numero 2, Siren Sarah, Sara la sirena, anche se per di più una fata. Perché è qui? Lo so che tanti pensavano che era l'ultimo posto perché, oh mio Dio santo, è stra inquietante e disturbante, ma è un personaggio grandioso nel film.
cioè lei fa un botto di roba, è l'ultima che muore, però tutti quanti i peggiori spaventi, mio Dio, te li fa prendere lei soprattutto. E devo dire che anche un personaggio che dà molto filo da torcere a Nicolas Cage e agli altri personaggi è veramente, veramente spietata. Poi quella bocca bruttissima, il fatto che lei voli e tutto il resto, ragazzi, poi pure gli occhi, guardate quanto è creepy Siren Sarah. Ma ragazzi, numero uno, Cammy the Chameleon. Cammy la camaleonte per me è il miglior animatronic di Willy's Wonderland. Proprio la prima volta che l'ho vista ho detto: oh mio Dio, lei è perfetta. Un camaleonte animatronic che indossa un vestito sporco rosa, con quegli occhi giganteschi e poi con quella lingua schifosa che ti può strozzare in un... mamma mia che roba. Mi piace tanto, e secondo me la scena migliore di tutto Willy's Wonderland è il combattimento tra Nicolas Cage e Siren Sarah e Cammy the Chameleon. Cammy è un personaggio che mi ha sempre molto colpito, mi piace tanto, soprattutto la scena dove lei prova a convincere questo tizio molto stupido che lei è buona e gli altri la detestano. Penso che comunque sia un po' triste che tra tutti i personaggi sia quella meno apprezzata, ma in sé per sé è sicuramente il miglior animatronic di Willy's Wonderland. E quindi questo è tutto per la mia classifica dei animatronics di Willy's Wonderland, dal peggiore al migliore. Sono convinto che molti di voi non siete d'accordo con me, oppure sì, oppure no, non ne ho idea. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!